Ciao ragazze, sono sul treno che, eccolo qua, che mi sta portando a Fiumicino. Ho preso la metropolitana, sono arrivata in stazione Termini, adesso ho preso il treno, partito in questo momento, sono le 15:50, adesso sto andando a Fiumicino e ho il volo alle 19:20. Però mi sono tenuta larghissima, visto che non ero mai venuta col treno, non ero mai andata col treno in aeroporto. Sono emozionatissima, non vedo l'ora di vedervi tutte e niente, ho deciso di condividere con voi anche tutto il viaggio e niente, ci vediamo fra pochissimo, più o meno un'ora, no, un'ora, mezz'ora, in mezz'ora dovremmo arrivare a Fiumicino. A dopo. Eccoci qua, siamo arrivati a Fiumicino. Vedo l'aeroporto. E adesso cammino fino ad arrivare al Terminal 3. Poi stasera, contemporanea anzi, Vanessa sta prendendo l'aereo da Brescia. Da Brescia, da Bergamo. Da Bergamo. Ci vedremo stasera a Palermo, io arriverò più o meno alle 8:30. E niente, adesso appunto andiamo in Terminal 3. Sono in larghissimo anticipo perché saranno tipo le 4, penso. Ma ok, ce la faremo. Ma appunto volevo stare tranquilla, poi guardate che splendida giornata. Vedete, Roma è stupenda oggi. Speriamo di trovare anche un bel tempo a Palermo. Non voglio trovare la pioggia, so che ieri era brutto. Speriamo di no. Adesso passeremo dalla profumeria. Volevo cercare una saletta per mettermi tranquilla un'oretta. E ok, c'è tantissima gente. Vabbè, è venerdì ovviamente, tantissimi tornano a casa. C'è uno shopping bellissimo. C'è Hermès, c'è Dolce Gabbana, c'è Bulgari, c'è Salvatore Ferragamo, neanche in via del Babuino. A Roma ci sono così tanti negozi. È un problema quando si arriva qui e ci sono così tante ore di attesa. Forse era meglio se partivo dopo. Tanti messaggi arrivano, chissà Vanessa se è riuscita a prendere l'aereo. Ecco, questa deve essere lei. E niente, adesso vado a cercare la mia uscita. Eccoci qui, sono nella saletta, non sono riuscita a vedere. Oh, qua c'è anche luce. Sono nella saletta e sono venuta qua a bere una cosa, a mangiare una cosa. E sono le 5:30 e l'imbarco apre alle 18:55, quindi manca un po'. E starò qua un'oretta a rilassarmi, tranquilla, a caricare il telefono, a caricare tutto. E mi sa che la prossima volta che ci vedremo sarà a Palermo. Ciao! Ed eccoci qui, siamo arrivati a Palermo! Ma che cosa arriva? Sono distrutta, morta. Ho dormito, ho mangiato e adesso ho incontrato Vanessa e tutti gli altri. Finalmente andiamo a vedere. Guardate che bella camera. Zuc. Due armadi. Maxi, televisore, ma soprattutto il letto a baldacchino. Però l'elettrico. Guardate, invece, la camera di Vanessa. Già verde, già questo colore. Il letto, no. Il televisore. Ah, il televisore questo, pensavo fosse lo schermo del telefono. L'unica cosa che ha in più di me è il frigo. Sicuramente sarà vuoto. Benissimo. Wow, grazie. È il secondo armadio questo. E qua vanno le scarpe. Perché lei ha un armadio solo, però lei ha un bagno pazzesco. Ha un bagno pazzesco. Eccomi lì. Guardate che bello, super moderno, super nuovo. Il mio invece è un po' vecchietto.
non puoi avere tutto. Cioè il baldacchino, i termali. Ma notate differenza. Ma anche i comodini, i tuoi sono bellissimi. Dai, questo è carino però. Anche i quadri, io che quadri ho di là. Vediamo un po'. No, poi tra l'altro usano molta luce qua. Io non ho quadri. Ah no, sì, ne ho uno di qui. No. Ah sì, l'angioletto. Ma poi anche le tende. Cioè, guarda che belle tende. Hai visto? Io non ho. Io non so neanche le tende. Hai le finestre. Guardate che bello col baldacchino, è bellissimo. Sì, guarda di avere i comodini. Hai il puff. Hai anche un puff. Ho il puff. Però il bagno, no. Il bagno è un po' tristino. Ciao ragazze, sono in camera. È tardissimo. Sono lì. È mezzanotte 18, sono distrutta, abbiamo finito di mangiare, abbiamo mangiato una torta pazzesca con la crema di pistacchi e sotto tutto il croccante, tipo la sette veli, qualcosa del genere. E niente, adesso mi strucco, metto il pigiamino, che domani mattina alle 8 dobbiamo fare il video con la vincitrice del concorso, non vedo l'ora di conoscerla. E poi nel pomeriggio appunto ci sarà questo incontro stupendo con tutte voi. L'unica cosa che mi dispiace è che siamo a Mondello, non siamo a Palermo, quindi tutte le ragazze che mi avevano detto vai a Mondello perché è bellissimo, almeno potrò vedere Mondello, ma non so se riusciremo a vedere Palermo domani. L'incontro finisce alle 6, quindi probabilmente dalle 6 in poi magari facciamo una scappata a Palermo giusto per vedere le cose caratteristiche, magari ci fermiamo a mangiare lì. Spero di prendere i cannoli da qualche parte perché devo assolutamente, non posso lasciare la Sicilia senza aver mangiato i cannoli. Niente, vi auguro una dolcissima notte e ci vediamo domani. Buongiorno, modalità zombie attivata. Mi sono appena vestita, mi sono lavata, questo è il mio armadio, questo è il casino della valigia. Se riuscite a vedere, adesso la sto chiudendo perché così vado a fare colazione. Vanessa nella camera di fianco, anzi ci metto dentro anche la borsa, così vado a fare colazione leggera e ci aspetta una giornata incredibile, non vedo l'ora di vedervi tutte. Adesso sta arrivando la ragazza, la vincitrice del concorso. Così realizzeremo il video con lei. Non vedo l'ora! Siamo sul set. Siamo prontissime. Vi posso inquadrare o no? Sapete che andate, no, è tutte che spariscono. Lei è la fortunatissima. Lei è io, ciao. Lei che verrà truccato. Che ci sono anch'io, forse nello specchio ci sono anch'io. Come ti senti? Dimmi, emozionata, dici? E felicissima di essere qui con voi. Ah, che bello! Anche noi siamo emozionate. Molto. Questo è il nostro set, si vede, sì. Qua stanno preparando tutti, questi saranno tutti i prodotti che noi utilizzeremo. Abbiamo anche lo specchio, il microfono. Qua super. Tutto. Super professional. Dettagli. Cosa faremo? Un trucco? Bello, sì. Aperitivo sul lungomare, come? Sì. Ok, il trucco è completato, il video l'abbiamo fatto. Ora stiamo ultimando le riprese. Sì, sì. Eccolo qua. Ma guardate un po' così c'è. Vediamo se si vede. Cannoli, cassatine, quello. Cosa sono? Quelli? Queste dovrebbero essere cassatine al forno. Cassatine sempre al forno. Con ricotta, se non erro. Mamma mia, che spettacolo. Delle mini cassatine. La pastiera, cassata al forno. E dei cannolini con la ricotta. Ecco. E i chicchi di cioccolato. Ecco. Contenti? Quindi finalmente il primo cannolo siciliano in Sicilia. Ci siamo, dove siamo? Siamo a mangiare, ci sono, guardate, un sacco di cose buonissime. Arancine, ecco. Io prendo questo che c'è la besciamella e la carne, e quello là in fondo che è l'arancine classico. Arancine, plurale come sarà? Arancini? Arancine. Questo è il calzone fritto e il calzone.
calzone al forno. E poi c'è questo che non mi ricordo più come si chiama. Comunque vabbè, prendiamo un mix di tutto. Dai, adesso finalmente si mangia. Adesso andiamo fuori. Qui siamo. Come si chiama questo posto? Penso sia famoso. Si chiama Alba, qualcosa del genere. Sono di qua? Sono di qua? Andiamo fuori a mangiare. Occhio sempre dentro. Eccoci qua. Si chiama questo posto? Come si chiama? Eccolo qua, come si chiama? Sicuramente lo conoscete tutto. Siamo a Mondello, perché non siamo a Palermo, ma siamo a Mondello. Il clima è bello, infatti stiamo mangiando fuori, c'è un cielo azzurro, di là c'è il mare. Dopo ve lo faccio vedere. E stiamo mangiando fuori, non fa caldissimo, però almeno è un clima sopportabile. E adesso ci spariamo tutto quello che c'è di buono della Sicilia. Abbiamo già mangiato i cannoli, le cassate e un'altra cassata però col tipo con la frolla. È uno spettacolo, adesso non vediamo l'ora che arrivi il salato. Abbiamo finito di mangiare, guardate. No vabbè, avete capito cosa ci regala la Sicilia? Là c'è il mare, là in fondo c'è il mare. Ah, che spettacolo, che voglia di andare là. Invece io dobbiamo Calabri che filma. Io filmo, te che filmi. No vabbè, abbiamo mangiato delle cose buonissime. Mi viene già l'accento, vedi, appena parlo con qualcuno con un accento diverso dal anch'io mio, mi prendo subito gli accenti, mi ma prende tantissimo. Subito subito, è incredibile. Adesso sono le 2, andiamo in camera a prepararci. Ci sei? Anch'io. Andiamo in camera a prepararci. Poi c'è l'incontro con voi. Non vediamo l'ora. Sì. Se abbiamo un po' di pancetta è perché vostra siciliane. È troppo buona la vostra cucina. Abbiamo mangiato tutto, abbiamo preso uno per un arancino enorme. Poi sono enormi, io sono abituata agli arancini, quelli romani. Sì, che sono così. Grandi così. Sì, è vero. Questo qua è per 8, è un arancino per 8. Meglio. Buonissimo. Davvero. Cos'era lo spiedino? Lo spiedino. Che questo arancino gigante rettangolare con la besciamella. No vabbè, qualcosa, ecco, vivrei solo di quello. Sembra tipo la pasta della pizza. Vero, buonissimo. Quello mi ha fatto veramente impazzire. Spettacolo. Adesso ci riposiamo un attimo, ci cambiamo. E poi le 3 ce l'incontro. Con voi. O alcune di voi. Quelli che verranno. Portate no, a filmare i vlog. Avete presente la scena di Ti presenti i miei, che lui aveva l'orsacchiotto e riprendeva parti, ecco. Stavamo facendo la stessa cosa. Ecco, il mio telefono. Ah, è Laura. Guardate, vogliamo fare l'aperitivo con i regali che ci avete fatto. Questi sono di Nadine e di Claudia. Grazie Nadine e Claudia, invece questi sono di Jenny e Cetti. Grazie, Cetti, sì. Grazie a tutte. L'incontro è finito, siamo state felicissimissime, siete venute in tantissime, vi ringraziamo. È stato bellissimo tutte. Incontrarvi tutte, sì. Eravamo emozionatissime. Tipo la prima ora ci siamo, sì, tranquillizzate. Eravate, siete dolcissime veramente. E adesso ci facciamo questo mega aperitivo
con perché sono le 6:30 più o meno, così poi andiamo finalmente a Palermo, visto che siamo a Mondello, andiamo a mangiare. Siamo a Palermo! Allora, siamo in via di Belmonte. Palermo? Di Belmonte. Davanti a me c'è Gabri che vlogga. No, questa via è stupenda. Allora, devo dire che Palermo è la città più profumata che io abbia mai sentito al mondo. O c'è profumo di cibo o c'è profumo di fiori. Cioè, è una città profumata. Mai trovato una città così incredibile. Adesso non so se è particolare il periodo, la zona dove siamo. Qui siamo nella zona centrale. Ma è profumato ovunque. Oh, ti fa venire la colina in bocca. O se no, appunto, questo profumo di fiori. E dove siamo? Che bella. Adesso stiamo cercando un ristorante per andare a mangiare. Abbiamo passato tipo la Chinatown, c'erano tutti i negozi etnici. Poi abbiamo passato via Roma, se non sbaglio, dove c'erano tutti i negozi. E adesso siamo qua, in questa via, cercando un ristorantino buono per mangiare tutto ciò che di tipico c'è in Sicilia. Siamo distrutte, siamo stanchissime. Poi stanotte tra l'altro dormiremo un'ora in meno perché c'è da spostare l'ora. E poi domani mattina appunto abbiamo l'aereo alle 9. Quindi dormiremo pochissimo, ma siamo tanto felici. Abbiamo mangiato i cannoli che ci avete regalato, grazie. Siete state tantissime e stupende. Abbiamo mangiato i cannoli che ci avete regalato come aperitivo. E adesso stiamo cercando un bel ristorantino. Bella questa città, è proprio accogliente, non fa caldissimo, infatti fa frescolino, ci sono andate tutte le bancherelle. Edo, guarda! Ma la conoscete? La conoscete? Chi sono? E lei? Chi sarà mai? Chi sarà mai? Chi sarà mai? Chi sei tu? Chi sei tu? Ma io ti ho visto da Bottega Verde oggi. No, io non ti ho vista invece. Facciamo una foto. Ciao, bellissimo. Oggi è veramente stato stupendo. Tantissimissime eravate. Tantissimo. Ce ne aspettavamo un terzo. Neanche. 10 diciamo, ce ne aspettavamo. Chissà se verranno in 5. Se arriveranno in 5. Invece. Ho detto, no, guarda che negozio è pieno. Ma tipo ci sono 3 persone o tipo 5? No, di più. Ma tipo più di 20. Eravamo preoccupatissime. Invece siete state magnifiche. Guardate che bello questo posticino qua, molto carino. Lo so che vi starò facendo venire mal di mare. Guardate che bello. Oh, avete dei gran bei posti voi qua a Palermo, Fiori. Bello, 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 ci piace. Guardate che bello, no, ecco, vi dico il profumo. Un profumo incredibile, guardate che belli. Un profumo incredibile. È la città dei profumi, ecco, basta, ormai l'ho battezzata così. O cibo, oh, guardate che belle queste. O cibo o fiori. Bellissimo. Avete visto che belle? Avete visto che bella? Si vede? Eccola qua. Bellissima. Ciao ragazzi, sono appena tornata in camera, mi sono già messa il pigiamino e è stata una giornata stupenda, siamo state benissimo, siamo andate a mangiare in un ristorante molto carino, molto caratteristico, non mi ricordo assolutamente il nome, comunque poi magari ve lo metterò nel box informazioni. E c'erano i caramiglieri. Sono distrutta, i camerieri troppo 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 simpatici, anche è uscito anche il cuoco, vabbè, della cucina, veramente siete di un calore unico
E niente, voglio ringraziare tutte le ragazze che sono venute oggi all'incontro, tutte quelle che non sono riuscite a venire e tutte quelle che erano con noi anche solo con il cuore, anche solo col pensiero. E vi ringrazio tantissimo. Adesso sono distrutta, tipo mezzanotte e mezza. Domani mattina abbiamo la sveglia alle 6 perché ripartiamo. Io torno a Roma. Vanessa ritorna a Brescia e si ritorna alla vita normale, però vi raccomando, vi aspettiamo tutte ancora a Bologna, a Roma e a Torino. Vi raccomando, aspettiamo anche tutte voi. E niente, un grande bacio e buonanotte. Ciao! Questo è il video di cosa c'è nella mia valigia. Ogni volta che faccio un viaggio, in tantissime me lo chiedete, e visto che sono appena tornata da Palermo,